Infinito, il planetario di Torino, museo dell'astronomia e dello spazio, ha sede a Pino Torinese accanto all'osservatorio astrofisico. Aperto al pubblico dal 2007, è una vetrina della divulgazione scientifica astronomica e offre un'esperienza coinvolgente per tutte le età, attraverso exhibit interattivi, un planetario digitale all'avanguardia e un'ampia gamma di attività educative e formative. Di recente, attraverso il bando Open Sky, tutto questo è ancora più accessibile. Siamo ad Infinito, planetario di Torino, museo dell'astronomia e dello spazio Attilio Ferrari, e vi racconto di questa avventura che abbiamo vissuto negli ultimi mesi legata ad un finanziamento europeo che abbiamo ricevuto attraverso fondi PNRR gestiti dal Ministero della Cultura per l'abbattimento delle barriere fisiche e cognitive di accesso ai musei e ai luoghi della cultura. Il progetto si chiama Open Sky ed è dedicato a migliorare l'accesso ad Infinito. Molti degli interventi si sono concentrati sull'accesso, sul migliorare proprio l'accessibilità fisica, e un'altra parte degli interventi invece si è concentrata sull'accessibilità, diciamo, virtuale, sia sul web, quindi sulla parte online, e sia sui contenuti multimediali che si possono trovare all'interno del museo e del planetario. Partner di questo progetto sono il Comune di Pino Torinese, l'Unione Italiana Ciechi Torino e l'Ente Nazionale Sordi, sempre Torino. E grazie alla collaborazione con questi enti abbiamo realizzato quindi una serie di interventi che riguardano il miglioramento della pavimentazione d'ingresso, l'allestimento di tutta una parte esterna per rendere la sosta e l'attesa, le attese legate al museo, alla visita al museo e al planetario più confortevoli, un ingresso più agevole con l'installazione di una porta automatica, tutto il rifacimento dell'allestimento della parte di accoglienza della biglietteria e del bookshop, che è conforme anche a persone per esempio su carrozzina. E poi tutta una serie di abbiamo acquisito tutta una serie di contenuti multimediali che rendono molto più fruibili tutte le postazioni e le dotazioni sia del museo sia i contenuti all'interno del nostro planetario digitale. Un'altra parte molto importante del progetto è quella della collaborazione con i nostri partner, che ci ha permesso di realizzare dei momenti di formazione molto importanti per il personale, il gruppo di lavoro che si occupa del contatto con il pubblico, e che ci permetterà in futuro di essere inseriti in reti e in collaborazioni che manterranno vivo questo progetto e che permetteranno di evolvere nel tempo.